Siccome mi è un po' venuto a noia il fatto che, insomma, comunque sono anni che molte persone, tra cui anche io, continuiamo in un qualche modo a ripetere che la rivoluzione è dentro, che il lavoro è dentro, che il bando della matassa è dentro, che la realtà fuori si cambia con il dentro, però effettivamente molte persone pensano di star realmente facendo un lavoro dentro, ma mi accorgo guardando, osservando dalle persone che vengono da me, da quello che si muove intorno, che non è così. Non è così perché siamo proprio costruiti in questa modalità in cui cerchiamo di evitare, nel momento in cui dobbiamo riconoscere una parte fragile e dolorosa dentro, cerchiamo in tutti i modi di evitare inconsciamente di andare a toccare quella parte. Ecco che la vita stessa, che in questo momento non risparmia assolutamente nessuno, e sarà sempre di più così, perché? Non perché la vita sia cattiva, ma perché dobbiamo fare questo passaggio. Quindi è bene avere molto chiaro che cosa vuol dire lavorare dentro, è bene avere molto chiaro quali sono gli strumenti che noi abbiamo bisogno di sviluppare per un'auto-osservazione più oggettiva possibile. È ovvio che noi con noi stessi oggettivi non lo saremo mai, proprio perché abbiamo una struttura psichica che sicuramente avrete letto nei miei libri quando la descrivo, quindi l'io, il superio, la nostra essenza, il nostro bambino interiore, sono parti di noi che abbiamo bisogno di rimettere in comunicazione tra di loro. Ecco che il direttore di orchestra non deve più essere il fuori, cioè noi ci abituiamo fin da piccolini che è il fuori, no? Che crea armonia dentro, perché il bambino ha bisogno che sia il fuori, perché da solo non lo sa fare, mentre l'adulto deve imparare a farlo. Quindi qui non si tratta di evitare di essere giudici, perché siamo anche quello, non possiamo evitare di essere bambini fragili o capricciosi, eventualmente non possiamo evitare di essere arrabbiati, tristi e tutto quello che includono le meravigliose emozioni che nel pianeta delle emozioni ci caratterizzano, per cui abbiamo bisogno non tanto di reprimere e congelare e far finta di non essere quelle cose lì, ma abbiamo bisogno di integrare non vuol dire eliminare, perché il nostro io è fantastico nel trovare sotterfugi e scappatoie a tutte queste modalità in cui se veramente stiamo lavorando su di noi dobbiamo attraversare quello che ci duole, e questo è inevitabile. Quindi ho cambiato, perché anni fa parlavo molto dello stare nel dolore, ma anche questo io lo prendo in un modo che non gli piace, cioè non ce lo fa piacere, e quindi ci fa evitare il dolore. È stato costruito apposta l'io, di conseguenza, perché lo vogliamo cambiare? Noi non possiamo cambiare la natura delle cose, noi possiamo imparare ad usarle a nostro favore o in un modo che sia sano per noi, per la nostra evoluzione, che è quello che veniamo a fare qua. Ecco perché non possiamo evitare di giudicare, ma dobbiamo comprendere che il giudizio personale non è totalitario o assoluto. Non possiamo evitare di sentirci fragili e bambini, o magari anche fare i capricci, però possiamo imparare a gestire quel capriccio in modo che non diventi una lamentela fuori o un impuntarsi che ci fa ancora più male, ma che possa fluire come una delle caratteristiche che abbiamo dentro, di cui siamo fatti, e di conseguenza acquisire che c'è anche il momento per la lamentela, che c'è anche il momento per la pigrizia, che c'è anche il momento per evitarlo. La cosa che fa la differenza è se io me ne accorgo o se tutte queste parti agiscono per conto loro, no, senza che io ne abbia consapevolezza. Ecco che il risveglio diventa quella parte di coscienza, cioè di osservazione che facciamo a noi stessi. Quindi io mi accorgo e mi posso anche autoeducare del fatto che ho bisogno di lamentarmi. Bene, hai 5 minuti per lamentarti e poi dopo torniamo a prenderci la responsabilità che siamo anche creatori di realtà, per esempio. Oppure faccio i capricci. Bene, mi dedico mezza giornata di capricci. Perfetto, faccio i capricci per conto mio e mi faccio anche due risate, perché in realtà il nostro io è veramente
un po' pagliaccio, se vogliamo, no? Perché comunque ripete sempre le stesse cose, ha delle caratteristiche di ripetizione che sono così e non cambiano, proprio perché è fatto così, proprio perché è una struttura, diciamo così, fissa, che risponde a certi requisiti specifici. Per cui se noi incominciamo un percorso di conoscenza di noi stessi, possiamo iniziare a gestirci, cioè autogestirci, in modo da non vomitare sempre fuori tutto quello che ci passa per la testa o tutto quello che ci passa nelle nostre emozioni, oppure l'altra parte della medaglia è reprimere, congelare tutto quello che mi passa perché così non va bene, perché lo giudico sbagliato. Ecco che il lavoro su di sé, in realtà, per quanto ti fa sentire le ferite e il dolore, è un percorso di liberazione del nostro sé e anche del nostro io, perché smette di dominare, diciamo così, la nostra vita e a rispondere solamente all'inconscio, ma incomincia a rispondere alla nostra coscienza. Ecco che cambia l'umano, si trasforma. Una delle parti di cui non ho parlato, ma che devo assolutamente citare in questa breve pillola, è la bestia. Io ultimamente ho sentito alcuni interventi rispetto a Lilith, cioè all'archetipo di Lilith, estremamente legati a un femminile e quindi alla donna che finalmente diventa libera e che quindi si ribella alle regole del patriarcato in un qualche modo, che combatte e che ricontatta la sua sessualità e la libera. Trovo che Lilith sia un archetipo molto più complesso in realtà di una sessualità repressa e un contatto con un femminile strega e basta. Lilith è molto legata alla bestia. E la bestia è una parte di qualunque essere umano su questa terra. Tutto quello che sto dicendo in questo video mi piacerebbe svilupparlo l'anno che viene in degli incontri che possono essere fatti su Zoom, che possono essere mantenuti con prezzi veramente minimi, che è la mia, diciamo, è il mio desiderio che siano diffusi per tutti. Trovo che mantenere un compenso, anche se fosse a offerta libera, sia importante proprio per valorizzare sia quello che fate voi, che decidete di fare per voi stessi, sia quello che io dedicherò energeticamente a queste tematiche, che trovo siano fondamentali da comprendere nella loro praticità. Perché siamo bravissimi a fare tantissime teorie, tantissime filosofie, ma poi quando si tratta di mettere in pratica le cose, quando si tratta veramente di toccare quella bestia e quel dolore che c'è dietro a quella bestia, diventiamo come dei bimbi piccoli, cioè non siamo capaci di farlo. E dobbiamo imparare attraverso la pratica. Quindi se non iniziamo a passare delle informazioni pratiche, è chiaro che queste cose non verranno mai integrate dentro. La bestia è una parte di noi estremamente importante. La bestia probabilmente è la parte più autentica dell'essere umano, quella che se ne frega, appunto, ecco come corrisponde anche alla Lilith, che se ne frega delle strutture sociali, del giudizio, che se ne frega di come dovremmo essere, di come abbiamo costruito fuori la nostra realtà, perché in questo modo i nostri bisogni e la nostra fragilità sarebbe stata protetta. No? E quindi noi abbiamo lasciato la nostra fragilità dietro a dei muri e stiamo pensando ancora ad oggi che abbiamo relazioni realmente intime con l'altro, quando in realtà non abbiamo una relazione intima nemmeno con noi stessi. Ecco che quell'intimità si va a raggiungere man mano che si sprofonda dentro quello che alcune di voi hanno chiamato il pozzo nero, che non è altro invece che quel buco nero che ci permette di contattare l'universo immenso che abbiamo dentro. La bestia è la parte sicuramente più difficile dell'essere umano, proprio perché, soprattutto per chi fa dei percorsi spirituali o si interessa di come contattare lo spirito, sembra che lo spirito e la bestia siano i due punti estremi più lontani, no, tra di loro dell'essere umano.
Ed è effettivamente così, ecco perché è così complesso portare lo spirito nella bestia, portare la luce in quella parte di noi che è la natura più istintiva, più pulsionale dell'essere umano, dove ci sono dentro istinti anche omicidi, dove ci sono dentro istinti sessuali completamente distorti, dove ci sono dentro desideri che mai potremmo ammettere nemmeno noi stessi, dove ci sono dentro reazioni con grande rabbia, con grande terrore anche a volte, quindi che ci attraversano portandoci in quei meandri infernali che fanno parte dell'essere umano più profondo e che attraverso quei meandri infernali noi riconosciamo il nostro grande potere di far esplodere qualunque cosa non vada bene per noi e smettere di rispondere ai compromessi solamente perché abbiamo bisogno di due briciole d'amore. Ora, l'equilibrio qua è veramente delicato. No? E chiaramente questo anno e mezzo ci ha risvegliato la bestia. Vediamo bestie in giro continuamente, perché quella bestia ha bisogno di elevarsi un po' e questo spirito ha bisogno di abbassarsi un po' per potersi incontrare al centro, perché altrimenti abbiamo perso dei pezzi di noi e siamo incompleti. Ecco che questa incompletezza, questo senso di mancanza di qualche cosa che noi poi proiettiamo con relazioni, amicizie, lavoro e quant'altro, diventa poi in realtà un mettere pezze a quel buco fondamentale, primordiale che noi abbiamo dentro e che non è altro che quel passaggio tra la nostra umanità e il nostro sé. Noi siamo tutti dei guardiani della soglia, di una soglia personale che sta proprio a quel punto zero tra l'essere umano, cioè il nostro essere umano, bambino, bestia, personalità, e il nostro sé che è puro spirito e pura essenza. Dobbiamo trovare quel compromesso con noi stessi, non con il fuori, e tutte le volte chiederci se effettivamente stiamo congelando, evitando, mettendo da parte delle cose di noi e quanto effettivamente questo poi si paga a un prezzo maggiore di quello che ci sembra di guadagnare in quel momento che lo facciamo. Ecco perché diciamo voglio creare queste serate in cui magari andiamo a parlare in specifico di ognuna di queste parti e non per separarle l'una dall'altra, ma proprio per conoscerne il grande potenziale che c'è dietro. Perché io vi assicuro, come ho scritto anche in alcuni post ultimamente, che se noi iniziamo a contattare la nostra anima veramente e quindi ad avere un colloquio quotidiano con lei, io vi assicuro che la nostra anima, che è puro amore, non può aver creato qualche cosa di malvagio o di qualche cosa che viene giudicato solamente malvagio fino a se stessa e che non ha una sua evoluzione. Tutto quello che esiste su questo pianeta, che esiste dentro di noi, che esiste nell'universo, ha un suo perché molto più grande, ha una sua funzione molto più grande, che spesso noi non riusciamo a comprendere. Non a caso per 50 anni abbiamo pensato che il 90% del DNA fosse spazzatura e ad oggi scopriamo che invece c'è un potenziale immenso che vive dentro di noi dai tempi dei tempi, no? E questo esempio per dire che a volte ci serve tempo per scoprire qual è il potenziale degli eventi che accadono, che ci accadono, e se riusciamo a contattare veramente quel sé che vive dentro di noi, quell'anima che fa da perno, fa da un trait d'union tra il nostro io, la nostra bestia, il nostro bambino e il nostro sé, allora possiamo scoprire che tutto questo amore, questa abbondanza che l'universo ci vuole dare è a nostra disposizione. E che nulla può essere messo a caso dall'amore, nulla può essere solamente fine a una cattiveria per l'amore. Tutto ha una sua funzione più grande. Ed ecco perché, secondo me, andando a conoscerci veramente e iniziare a scambiare, riconoscendo che ognuno di noi ha un potenziale che è giusto che venga valorizzato, e che ognuno di noi ha un potenziale, ha delle qualità, dei talenti che sono unici e irripetibili, ecco perché vanno valorizzati attraverso la riconoscenza. E io vorrei che tutte queste serate siano veramente aperte a tutti, che se c'è qualcuno che non può
perché sappiamo che siamo anche in tempi di ristrettezze, mi possa far sapere, prendendosi la sua responsabilità, di comunicare la propria situazione e io sarò ben lieta di poter diffondere a tutti quanti quelli che hanno bisogno e che vogliono veramente e che riconoscono veramente anche il valore di poter accedere a delle informazioni e poterle rendere pratiche come appunto vorrei che fossero le mie e sarà veramente un piacere avervi tutti. Sono grata di poter condividere con voi il mio cammino, il mio percorso, tutte queste cose che posso rendere pratiche perché le faccio su di me, perché è un impegno che io mi sono presa con me stessa dalla mia nascita, ma che è diventato sempre più consapevole nel tempo e che voglio portare a termine finché sarò in questo corpo fisico, poi si vedrà, ma sicuramente è un compromesso che prima di tutto interessa la mia persona. Se poi può essere di aiuto anche a tutti voi, sarebbe veramente un grande onore camminare insieme, come già in realtà stiamo facendo da qualche anno, e farlo sempre di più. Vi ringrazio dell'ascolto e a presto.